Veramente? Sparking! Hai completato tutti gli obiettivi! Oh mio Dio! In questo esatto momento sono le 3:28 del mattino. Perché sto facendo questo video a quest'ora? Perché da poco ho terminato quest'ultima diretta. Dragon Ball Sparking Zero, Road to 100%, episodio 8. Ci siamo, perché effettivamente sì, è arrivato quel momento fatidico in cui finalmente sono riuscito a raggiungere su Dragon Ball Sparking Zero, eccolo qua, Sparking, hai completato tutti gli obiettivi, 49 su 49, giocatori con questo traguardo 0,1%, mi fa strano pensare che sono stato uno dei pochi primi, non lo so, ecco, wow, è figo, è la prima volta tra l'altro che su Steam raggiungo il 100% su qualcosa, ed è stato proprio Dragon Ball Sparking Zero, e per me è un onore. Quindi spunta questa specie di fiocco, ha sbloccato tutti gli achievement, 50-50, non so se effettivamente su Steam si può usare la terminologia platinare, che su PlayStation si è sempre detto platinare un gioco, ho platinato questo, devo platinare. Su Steam in realtà non so, però il senso è quello, è come se avessi platinato Sparking Zero, penso che gli stessi achievement qua su Steam ci saranno anche su PlayStation e su Xbox. Tempo di gioco 53,8 ore, di cui comunque alcune passate magari in modalità battaglia normale, modalità allenamento, quindi comunque alcune di queste ore sarebbero da, diciamo, togliere, perché sicuramente ci ho messo molto di meno di così. Comunque sono soddisfatto, veramente vi dico, sono molto molto soddisfatto. Mostra i miei achievement, eccoli qua, e qua c'è scritto pure quando li ho sbloccati. Madonna mia, achievement globali, cioè è bellissimo pensare che ho questo V, vuol dire che comunque l'ho ottenuto. E su tutto hai completato tutti gli obiettivi, 0,1%. Questa qua è una percentuale riferita all'aspetto Steam, quindi su PC comunque. Bisognerebbe effettivamente capire su PlayStation e su Xbox cosa ha combinato la gente. Allora, dovete sapere che in questo momento ho chiesto a ChatGPT, che è una classifica globale per sapere chi ha platinato certi giochi su PS5, e praticamente, cioè, non esiste una classifica globale ufficiale, però mi ha dato alcuni siti, piattaforme di terze parti che monitorano i trofei ottenuti dai giocatori e forniscono classifiche basate sui trofei, compresi quelli platino. Ed effettivamente io sono andato a cliccare su truetrophies.com. Ho cercato Sparking Zero e ti dice i trofei in totale, che quindi sì, effettivamente sono 50 anche qua su PlayStation, 50 massimi, quindi uno ovviamente di platino, 2 d'oro, 11 d'argento e 36 di bronzo. Wow. Su PlayStation 241 tracked gamers, quindi giocatori verificati, penso, tracciati, hanno effettivamente ottenuto questo trofeo. Quindi il 2% delle persone hanno ottenuto questo trofeo. Cioè, attenzione, 241 persone comunque non sono poche. Cioè, 241 persone si sono messe lì e hanno platinato questo giocone. Buon per loro. Adesso, per quanto riguarda Steam, a quanto pare c'è un altro sito, Steam Hunters, poi vabbè, ce ne saranno sicuramente altre varianti. E qui diciamo che ugualmente abbiamo modo di vedere la percentuale di gente che effettivamente è riuscita a ottenere determinati trofei fino ad arrivare all'ultimo, nonché Sparking. Io direi in ogni caso che mi affido tranquillamente, senza molti problemi, a Steam. Soltanto lo 0,1% di giocatori è riuscito a raggiungere questo obiettivo. Io dico quindi che rientro in questa fetta di persone, e anzi, a maggior ragione perché sono uno dei primi relativamente. Io devo far uscire questo video per forza adesso, prima possibile, oggi giorno 19 ottobre 2024. Quindi praticamente neanche 2 settimane da quando è uscito Sparking Zero. Tra l'altro posso dire che questo è stato il mio primo gioco in assoluto di Dragon Ball dove ho raggiunto il 100%.
Non mi dilungo oltre perché adesso mi devo mettere a montare, fare e dire. Per cui, insomma, rimanete sintonizzati per prossimi video, spero. Boh, vedremo un po' che video potrò portare. Perché ora che ho finito Dragon Ball Sparking Zero, potrei anche portare qualche altro contenuto. Quindi qualcosa che non c'entri con Dragon Ball. Ma non perché Dragon Ball Sparking Zero non si meriti di essere portato sul canale, ma semplicemente perché ogni tanto ci sta il variare. Ho portato già abbastanza contenuti di Dragon Ball per i miei gusti, sia video, sia dirette. Piccola pausa riflessiva ci potrebbe anche stare. Vorrei vedere per una mia curiosità, portando altro, cosa succederebbe. Per cui, da Smile è tutto, ciao a tutti e alla prossima.